persa. Le vedete inquadrate, 13-11 intanto per Lanciano. Greta Brugnolo ora in pedana, pronta a cimentarsi qui a Rovereto, è stata anche sede dei campionati italiani assoluti quest'anno. È un gran è un bel salto per Brugnolo, la rivediamo grazie alla regia. Ecco, riproposta nel replay. Proprio il pass per i giochi olimpici. Veronica Zanon, temo sia nullo, e infatti così è. Era comunque inferiore ai 13 metri, quindi una misura che non avrebbe in ogni caso una certa importanza in questa serata, in quanto è la quarta e ultima tappa di qualificazione per la Diamond, per la finale Diamond League. Dopo spiegheremo perché anche. È stato proposto. Comunque, a terra oltre 13 metri potrebbe aver superato, l'abbiamo detto, l'argento dell'Universiade di Napoli 2 anni fa, l'ultima Universiade di fatto disputata. Quest'anno la competizione mondiale universitaria è stata purtroppo rinviata. Arriva 13.89, prende il comando del concorso a Minenko, che è la prima ad arrivare oltre 14 metri. La ragazza israeliana, top 10 mondiale per quanto riguarda i ranking di World Athletics nella specialità, è stata anche vice campionessa del mondo sulla pedana. Concorso, un concorso ancora molto giovane, un concorso che deve ancora vedere al via, vedere entrare in pedana, pardon, la Diamond League, che tra poco proporrà in pedana la campionessa universitaria, mondiale universitaria, la vincitrice dell'Universiade di Napoli, ovvero Liveta Iasiunaite. Ma siamo su Ottavia Cestonaro, che dovrebbe essere andata, anzi ve lo confermiamo, è andata a mordere la plastilina con la scarpetta chiodata in fase di stacco, quindi salto nullo per la bionda saltatrice del Centro Sportivo Carabinieri. Crescita nel salto in lungo dopo ovviamente la rissa di Apichino sul panorama tricolore. Ragazza della Virtus Lucca, terza agli ultimi campionati italiani assoluti. Finora ha saltato 6-0-0 Carol Zangobbo. Elisa Naldi. Mentre arrivano urla dal lancio del giavellotto. Noi diamo spazio alla ragazza toscana, che lascia qualcosa sull'asse di battuta, atterra anche qualche centimetro al di qua della virtuale linea dei 6 metri. Al comando resta dunque Carol Zangobbo. Centro Sportivo Esercito si alza la bandiera bianca, rincorsa che da queste immagini ci sembra rasenti la perfezione, lo confermiamo. Britannica, dopo di lei toccherà a Larissa Iafichino. E si arriva decisamente oltre 6 metri per il primo salto di Rosuro, ma supponiamo sia nullo. Vediamo, rivediamo l'azione della britannica, un personale da 6,86 realizzato lo scorso anno, direi sì, decisamente nullo, anzi decisamente nullo il salto di Rosuro, era anche decisamente lungo, ma chiaramente la X è una naturale conseguenza di quanto hanno anche a Grosseto e Tricolore Juniores, che verranno proposti da Atletica Italiana TV. Si va oltre 6 metri di giustezza.
6-18 per Alessia. Va l'Alessia di Apichino. Temiamo sia nullo. E infatti così è. Salto nullo per Iapichino che resta terza comunque con, dunque con 6-18. Quarta ex equo Strati e Vicenzino 6-15. Sesta Pusterla 6-08. Ma noi andiamo ai 100 metri col campione italiano allievi in carica. La resa Iapichino ora. È scivolata in quinta posizione. C'è la Alessia di Apichino in pedana mentre sta andando in scena anche nel frattempo la premiazione del trofeo Casse Rurali che è andato a Francesco Ropelato, giovane atleta trentino che ha vinto i titoli italiani a livello cadetti di cross e di corsa in montagna. Tra l'altro il titolo italiano di cross a Venaria Reale lo scorso anno ve l'abbiamo proposto proprio in diretta su Atletica Italiana TV. Ma siamo in pedana con Alessia Iapichino, la sua quarta prova, il suo quarto turno, 6-18 e poi due nulli. Questo probabilmente è qualcosina in più. La campionessa d'Italia assoluta è pizzico perplessa, però si misura questo salto. Nulla da dire sulla pedana. Sei e 19, il progresso è di un solo centimetro, ma basta a Pusterla in pedana per la quinta volta, quinto salto per l'atleta svizzera, l'atleta ticinese. Salto valido. Ragazza che gareggia spesso anche in Italia. Dovrebbe essere arrivata ancora oltre i 6 metri. Sì, 6-09 per Irene Pusterla che resta a un centimetro da quanto aveva proposto nel proprio quarto turno. Siamo nel corso del quinto turno, lo ricordiamo, di gara. Laura Strati ora in pedana. Sono 500 gli spettatori ammessi allo stadio Quercia qui a Rovereto. Ma ovviamente è un pubblico comunque molto caloroso e sta sostenendo Laura Strati in questo suo quinto tentativo. Diamo l'azione a Laura Strati, un salto che potrebbe essere nullo. Così è, resta in quinta posizione la ragazza veneta con i colori arancioni dell'Atletica Vicentina. Classe 1990, ancora 29enne. Di Freddy Crittenden per millesimi su Andrew Pozzi. La Alessia di Apichino, quinto salto. E questo forse rappresenta un ulteriore progresso di qualche centimetro. In questo momento è quarta con 6-19. In palio c'è anche lo scettro di migliore italiana di questo palio della Quercia, visto che Tania Vicenzino con 6.30 è finora la migliore delle azzurre. Pedana, ottima, regalato nulla in fase di stacco. 6.43, l'agonismo, la grinta. Iapichino chiude dunque con 6.43, vento meno 0.4. Attenzione a un polpaccio, forse il polpaccio destro va a probabilmente a costringere la portacolori del centro sportivo Esercito a peccato davvero. Immagini
che sicuramente fanno parecchio male. Proprio in avvio di rincorsa con Irene Pustella e Carlo Zangobo che accorrono subito. Rivediamo l'avvio di rincorsa subito al primo o al secondo appoggio con la gamba destra, il polpaccio destro che temiamo anche, speriamo non ci siano problemi tendinei anche. Saluti al coperto. Chiudendo in seconda posizione in questo momento con 13.09, in questo momento è terza nel lungo. 6.51, taglia Brooks all'ultimo salto, potrebbe essere il salto della vittoria. Va a superare di un centimetro Abigail di Doha, va all'assalto di questa sesta prova del lungo. Si alza la bandiera rossa, Talia Brooks vince dunque il lungo femminile con 6.51, il rosuro 6.50, Iapichino 6.43, ma ora dovremmo tornare sui 5.000 metri, 200 metri al termine per la gara dei 5.000 con Ira Baruta che lancia la volata lunga, Pietro Riva.